indicare la partenza dell'anno scolastico anche alle scuole superiori. In particolare siamo stati in un istituto dai numeri molto elevati come l'Istituto Tecnologico Buonarroti di Trento. C'è andato per Trentino TV Gabriele Buselli. Responsabilità sarà la parola d'ordine. Distanti ma vicini è il nostro motto, quindi distanziamenti proprio per poter rimanere con questa modalità di anche presenza a scuola che farà veramente la differenza quest'anno. Distanti ma vicini è il motto dell'Istituto Tecnologico Buonarroti di Trento per questo particolare anno scolastico. Ai vertici c'è la dirigente Laura Zoller, che ha la responsabilità di numeri impressionanti: 1560 studenti, 230 docenti, 77 classi. Numeri che oggi sono stati gestiti in sicurezza per il primo giorno di scuola. Percorsi d'ingresso diversificati e scaglionati, distanziamento, termoscanner e gel igienizzante in quantità industriali. La dirigente Laura Zoller nei giorni scorsi ha ordinato 800 banchi monouso. Insomma, assieme ai suoi collaboratori si è rimboccata le maniche perché la scuola riapre per restare aperta. Abbiamo organizzato 5 diversi ingressi con relativi percorsi proprio perché il numero dei nostri studenti è molto elevato. Abbiamo anche scaglionato gli ingressi, in particolare per i ragazzi delle classi prime. Questa oggi hanno cominciato alle 8:40, un'ora più tardi, quindi proprio per dar loro un minimo di accoglienza e anche per accompagnarli rispetto a questo labirinto che sicuramente la nostra scuola comporta. Devo dire che è andato tutto abbastanza bene. Ovviamente i ragazzi sono tanti, appunto termoscanner, abbiamo 10 termoscanner posizionati e tutti i lettori, per cui i ragazzi dalla seconda alla quinta sono arrivati con i loro badge e abbiamo insomma gradualmente verificato anche gli ingressi rispetto ai vari percorsi, igienizzante in ingresso in tutte le aule e in tutti i laboratori.